quindi anche se si avvicina viaggia bene il problema anche di una cosa del genere, io adesso non so se è stato scelto con un criterio. Nel momento in cui una società è gestita dal privato, il privato i soldi li affida a chi vuole, quando vengono fatte spese di pubblicità così, cioè con che criterio viene selezionata, cioè la squadra che deve beneficiare di questa cosa? Ce ne saranno 300? Non lo so, non lo dice. Invece il totale che è stato stanziato per questa pubblicità. Ma guardate, noi scusate. Non vogliamo fare nessuno. Noi qua siamo in veste di, passateci il termine che forse è troppo grosso di noi, di politici. Non ci fate le domande riguardo le dire le cose, cioè facciamo questo qui, vogliamo fare non i ragionieri ma una denuncia di ordine politico, per cui adesso non ci interessa se è stato speso un euro di più, un euro di meno, che è stato dato, che è stato dato. Questo aspetto non ci riguarda, nel senso che se la donata a Mario a Pasquale a noi non ce ne frega niente. La nostra può essere una denuncia di ordine politico. Per cui, concludo a breve anche per lasciare spazio ai colleghi. Da un bilancio si deduce che aspetta, voglio aggiungere una cosa, poi non stavo voglio... sono lì del bilancio con la perché purtroppo siamo fermi al 2008. Allora, poi loro ci dicono, noi ormai abbiamo tirato le somme e poi ve le diciamo. Allora, eccolo qua. Un bilancio del 2008, perché il 2009 purtroppo ancora non è stato reso... C'hanno tempo a dire tutto. Allora, loro ci dicono, sicuramente non io non mi prendo niente, eccolo qua. Ci dicono, costo del lavoro, hanno assunto una segretaria, non si capisce per fare cosa. Il costo della riparazione di dipendenti è ammontato quindi a complessive 35.350 euro. Ma non è questo il problema. Poi dice, costi e merci, materie prime, costo dei servizi commerciali, 6.379, costo del servizio amministrativo, servizi di una posta, spese con l'altra eccetera, che sono 6.000 poi sono le spese legittime, per carità, dell'aspetto contabile, che essendo una società chiaramente invece non avere un consulente, e legale 18.000 euro, poi ci sono spese di attrezzature varie eccetera 11.000 euro. Attrezzature varie? Vorrei precisare che la SUMO c'ha neanche una sede propria, perché la sede è al comune, per cui le strutture. Quanto ci spendo per questo tipo di scusate? 11.000 euro. Allora, detto questo, da quello che capiamo, che per il 2008 questo giochetto è costato circa 100.000 euro. Se ribaltiamo la cosa, tira più di una mano, come vi dicevo, non siamo interessati adesso al conto dettagliato. Se ribaltiamo il problema, anche per il 2009, noi abbiamo un costo di questa, chiamiamola società, di 200.000 euro. A fronte di cosa? Di nulla. Non c'è un pezzo di carta prodotto, non c'è un progetto, non c'è stata nessuna attività, per cui... io credo, e concludo il mio intervento, io credo che non ci si può adesso ricordare semplicemente, e forse questo concedetecelo solo perché l'opposizione è andata a mettere il dito nella piaga, di venirci a dire con semplicità e con superficialità sciogliamo lassù. Io credo, questo è il messaggio politico che vogliamo mandare, che ci dovrebbe essere un atto di unità da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione di dimettersi loro dalla STU per incapacità e per non aver, centrati gli obiettivi che la STU si poneva. Per cui non si può dire adesso sciocchiamo la cosa, non facciamo più niente, dopo che è costata la quantità 200.000 euro, senza aver prodotto assolutamente nulla. Questo è quello che noi in modo compatto, in modo unanime denunciamo, dopodiché l'amministrazione di prima economia deciderà quello che va a fare. Però io penso che ci debba essere da parte del Presidente, lo ribadisco, un
lui ha anche un obbligo morale di fronte alla città di dimettersi dalla storia. Io ho completato. No, perfetto, ma per esempio quanto ha ricevuto? 19.000 Al netto, all'ordo è molto più. Cioè l'ultimo anno, dai in via carica. 19 netto sono 28 lordi. Che noi comunque abbiamo tirato fuori 28.